Ciao ragazzi, bentornati oppure benvenuti sul canale. Oggi sono in versione madre dei draghi, ovviamente solo per la maglietta. Tra l'altro bellissima, io non ero convintissima quando l'ho presa da Primark e poi alla fine l'ho presa e non me ne sono pentita, fortunatamente. E niente ragazzi, sono qui perché è arrivato un pacchettino splendido, splendido, ovviamente a tema Game of Thrones, ma va. Tra l'altro ci saranno un sacco di unboxing da fare a tema Game of Thrones, già vi avviso. E arriva dalla Spagna, Spana, quindi dal... Questo qua per me è il simbolo della Spagna. Fantastico, devo dire che mi rendo sempre una persona seria in ogni video. E arriva direttamente da Barcellona, prezzo 1,70€ di spedizione, quindi abbastanza onesto. E c'è all'interno, ci sono all'interno delle spille a tema Game of Thrones spettacolari, che non vedevo l'ora di farvi vedere. Sarei falsissima a dire che l'unboxing lo stiamo facendo insieme, perché io ho già spiato come sempre. All'interno ho trovato questo pacchettino con questo adesivo, sembra una specie di tram giapponese, un treno. E tra l'altro ragazzi, ci tengo a dire che questo negozio si chiama Kupin... Aspettate, apriamo perché... So io che sbaglio a dire qualcosa, Kupin di sicuro, ma c'è un'altra cosa. Quindi vabbè, facciamo la figura di quella che non sa quello che prende, fantastico. Kupin Pix, eccola lì, vi lascio sotto qui, scritto qui sotto insomma il nome giusto. Le spille sono ben due, ve le faccio vedere così veloci, vaganti, ma adesso andiamo a vederne una alla volta. Allora, partiamo da il metalupo, ovviamente. E abbiamo questo bellissimo cartoncino con le zampe per l'appunto di metalupo e la spilla con spettro. Pare quasi sciocco dirlo, ma queste spille sono fatte a mano, quindi non sono quelle spille che trovate su AliExpress, ragazzi, sono di una cura, sono fatte in una cura con dei particolari microscopici che poi andiamo a vedere bene insieme, che sono qualcosa di eccezionale. Quindi veramente tanto di cappello a questo shop che è meraviglioso, fa delle spille stupende. Poi vi lascio qui sotto il link di Etsy, il link Instagram, così potete andare a seguirli. E come vi dicevo, insomma, abbiamo tipo questa bull da neve, questa palla di neve con all'interno spettro che ulula e qua sotto il motto della casata Stark, ovvero Winter is coming, ed è veramente molto molto bella. Io adesso poi ve la faccio vedere meglio nel dettaglio, perché capisco che da qua non capiate quasi niente, però è veramente molto bello. Tra l'altro il cartoncino, come vedrete, cambia a seconda del tema della spilla, quindi è veramente molto bello. Guardate il nostro spettro che ulula seduto sulla neve, bellissimo, in questa magnifica palla di neve. E se riesco vi faccio leggere, sì, si vede, dai, Winter is coming sotto, molto bella, è più verde di quello che vedete qua sopra, purtroppo devo fare un po' giochi di luce, però è veramente bellissima, guardate i dettagli del lupo, del pelo, è veramente qualcosa di spettacolare. E poi vi rimando a riguardare ancora il cartellino, quanto è bello, ve lo giro così vedete anche la chiusura dietro. È veramente tutto molto bello, super super soddisfatta di questa spilla e vedrete le altre quanto sono belle. L'altra spilla invece, anzi le altre tre spille, sono a tema madre di draghi, o meglio Mother of Dragons, come c'è scritto su ogni spilletta. Sono tre uova di drago, ovviamente, tre come i draghi, e sono veramente molto belle. Come potete vedere il cartoncino, come vi dicevo prima, è cambiato, abbiamo le squame di drago. E io interpreto così le uova, ditemi se lo interpretate così anche voi. Questa sul tono del grigio potrebbe essere Viserion, visto che è passato agli estranei. Quello verde e giallino potrebbe essere Rhaegal, visto che Rhaegal comunque è sul tono del verde. E questo che è un po' più sull'aranciato, ha un po' di viola, un po' di arancio, penso sia Drogon. Anche se secondo me forse era più opportuno farlo rosso e nero, ma sicuramente ci sarà una spiegazione del fatto che l'abbiano fatto così. Sono veramente molto belle, ma veramente bellissime. Io vi consiglio di andare a fare un giro sul loro shop. Io mi sono innamorata lì. Dicevo che io mi sono letteralmente innamorata di queste spille, ormai ne stanno girando migliaia, nel senso, oramai di shop che fanno spille ce ne sono tantissimi, ma queste hanno decisamente catturato la mia attenzione. Ve le faccio vedere di nuovo, guardate che bello, se dovete anche fare un piccolo regalo. Tra l'altro spese di spedizione bassissime, cioè non pensavo, 1,70€ neanche dall'Italia verso l'Italia, quindi ci sono rimasta abbastanza
stupita anche di questo. Sono bellissime, io adesso vi vado a far vedere nel dettaglio anche questa, anche queste con le uova di drago, belle, dietro hanno il classico plick, non saprei come dirle, comunque sembrano quelle spille che rimangono ben salde anche al giubbotto di pelle, perché io adesso, anzi similpelle, perché io adesso metterò tutte queste spille qua molto probabilmente sul mio giubbotto che si sta riempiendo. E ve lo consiglio tantissimo, questo shop è veramente molto molto bello. Guardate ragazzi, se non sono qualcosa di meraviglioso, guardate i dettagli, anche solo la scritta madre dei draghi come è fatta bene, cioè veramente nei dettagli, le sfumature dei colori sono qualcosa di meraviglioso. Io veramente ragazzi, cioè top, sono troppo belle. Cioè, inutile quasi descriverle perché le vedete con i vostri occhi che sono veramente meravigliose e che vale la pena veramente averle nella propria collezione e vale la pena di spendere quei due soldi in più per avere delle cose fatte bene e non quelle cinesate che vediamo tutti i giorni da AliExpress. E ragazzi, quindi con queste due spillette il mio Ambaradam, la mia collezione dedicata ai gadget di Trono di Spade sta diventando qualcosa di enorme. Cioè, entrare a casa mia vuol dire entrare a Westeros praticamente. Cioè, di tutto a tema Trono di Spade. Poi, con la facilità di acquistare cose da Primark a prezzi bassissimi, ho fatto veramente di tutto. Infatti, non so se avete visto la mia ultima, una delle mie ultime storie in cui vi faccio vedere quel fantastico copribiumino che avevo preso a 20 euro, una stupidata. E nulla ragazzi, io sono contentissima di queste due spille, non vedo l'ora che ne facciano altre a tema Trono di Spade e ci terrei magari a vedere proprio i tre draghi che magari volano, soprattutto Drogon, mi piacerebbe tantissimo. Cosa ancora più bella sarebbe vedere Drogon che apre le ali e davanti Daenerys. E dico, e mi fermo qua e chiudo la bocca per non spoilerare cose, sarebbe bellissimo. E nulla, vi lascio comunque qui sotto i link diretti per queste due spille, ma anche il link diretto allo shop, così potete spiare tutte le spille che fanno, perché hanno comunque diversi temi, non toccano solo temi nerd. Queste sono veramente qualcosa di delizioso. Tra l'altro a breve farò delle belle fotine su, delle belle foto su internet, stavo dicendo su Instagram, e mi sono impappinata come al mio solito. Belle, super consigliate, seguiteli su Instagram, tra l'altro lei è una ragazza molto molto carina, molto disponibile, molto gentile, quindi se avete dei dubbi, delle richieste, mandategli un messaggio, lei sarà sicuramente felice di rispondervi. Nulla ragazzi, vado a godermele, io vi mando un bacione e al prossimo video, ciao!